Si chiama trabucco a contrappeso ed è un'enorme macchina da assedio. Ai trabucchi vengono dati dei nomignoli. La temibile macchina che Edoardo I usa nell'assedio del castello di Stirling viene chiamato lupo da guerra. Un altro popolare soprannome è Malvoisin. In francese significa cattivo vicino. Un nome decisamente appropriato per il trabucco. Fuoco alle polveri! Deve aver percorso almeno 5 o 600 metri. Ricarichiamo e proviamo di nuovo. Queste macchine enormi possono scagliare pietre mostruose contro le mura di un castello distanti anche 1500 metri. Nel centro medievale della Danimarca hanno costruito una riproduzione funzionante di un trabucco a scala naturale. Ed ecco come funziona. Gli uomini che camminano all'interno di due ruote avvolgono una fune che tira verso il basso il lungo braccio del trabucco, sollevando il contrappeso. Quando il braccio viene rilasciato, il contrappeso cade, proiettando verso l'alto il braccio col suo carico letale. I 5 falegnami e i 50 operai impegnati nella costruzione del gigantesco lupo da guerra di Edoardo I impiegano ben 3 mesi per completarlo. Usando munizioni delle stesse dimensioni e dello stesso peso, il trabucco è preciso al millimetro. È in grado di colpire ripetutamente la stessa porzione di parete, indebolendola fino ad aprirvi una breccia. Provate a immaginare. Un giorno, dopo l'altro, dopo l'altro. Questa macchina può contenere fino a 10 tonnellate di pietra e devo dare una mano a sollevarle. Si tratta di un lavoro davvero sfiancante. Sono sicuro che ci sono molti modi di misurare l'energia, dai joule ai watt e altre unità di misura, ma per quantificare la potenza di questa grande macchina non c'è niente di meglio che camminarci dentro. I miei muscoli sentono ogni briciolo dell'energia che stiamo accumulando. Una squadra temprata alla battaglia può sollevare il contrappeso in 15 minuti. Ciò significa un bombardamento di pietre che dura tutto il giorno e tutta la notte. I trabucchi non si limitano a lanciare pietre. Vengono impiegati anche per scagliare all'interno del castello carcasse di animali morti per diffondere malattie oppure pericolosi alveari. Sono usati per spedire agli assediati le teste decapitate dei prigionieri di guerra. Insomma, servono a spargere il terrore. Ma le munizioni di gran lunga più terrificanti sono delle grandi palle di fuoco. Lanciate! Osservate. Una palla di fuoco che illumina il cielo notturno. E questi proiettili sfondano i tetti del castello, devastano le strutture in legno, le stalle e tutti gli edifici presenti nel cortile interno, appiccando il fuoco dappertutto.